Io non ho visto però migliaia di persone scendere in piazza perché, per esempio, i cittadini israeliani non possono entrare in decine di paesi, Bangladesh, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, cioè le discriminazioni territoriali ci sono sempre state, sono una cosa brutta, siamo d'accordo, però se un paese decide che chi proviene da un paese come l'Iran, dove gli omosessuali vengono uccisi perché condannati a morte, o dallo Yemen, dove le donne vengono lapidate se re di adulterio, per esempio, se un paese occidentale decide, un attimo, se voi venite da questo paese io non vi faccio il cosiddetto visa waiver che sarebbe l'ingresso senza visto, ma ti faccio un colloquio nel consolato. Io non ci vedo niente di strano, sinceramente, considerando che ci sono da sempre differenze politiche tra gli Sì. stati. Quindi mi sembra un po' pretestuoso l'enorme clamore mediatico che ha, diciamo, sollevato questa decisione che era già stata, diciamo, promessa da Trump. Chi se l'è votato sapeva che avrebbe avuto questa conseguenza. Ma ricordiamoci che paesi come lo Yemen, paesi come l'Iran, non sono paesi democratici, sono paesi in cui vivono purtroppo delle persone estremiste, intolleranti e veramente lontanissime dai nostri valori. Io mi ribellerei verso queste persone, cioè io scenderei in piazza per dire che in Iran, per esempio, la comunità omosessuale è condannata a morte. Chiaro, Yemen, le chiaro, donne non Serafini, lo voglio fanno, non lo sentire anche, fanno. voglio sentire.